prospettiva di una prospettiva che vede con la delibera 629 della giunta toscana nell'ultima legislatura, in una delle ultime riunioni di giunta, per di più in un limbo di tempo nel quale l'intero consiglio regionale toscano avrebbe dovuto essere già. È chiaro che non è una soluzione, cioè proporre di riaprire una discarica che non è mai stata bonificata ed è chiusa da 28 anni per portarci dell'amianto non è una soluzione al problema. Una soluzione al problema sarebbe trovare il modo per vetrificare, per inertizzare l'amianto e non doverlo più sotterrare, non metterlo in una discarica che pospone il problema ai nostri figli, ai nostri nipoti. Ora c'è una... Proprio di stamattina ho letto una decisione del PD della provincia pisana che fa un atto importante, dice basta discariche, però dato che il diavolo sta nei dettagli, dice basta tutte le nuove discariche tranne a quelle dove si può ancora conferire materiale, quindi dice no a tutte le prossime discariche, però... Caro PD, un'azione più di coraggio e dire mettiamo in sicurezza la senza conferire nuovi materiali, mettiamo in sicurezza la grillaia, dopodiché risolviamo il problema dell'amianto con altri sistemi, perché non è che non va bene qui perché questo è un bel territorio, non va bene sotterrarlo da nessuna parte, bisogna trovare un Brava! Sistema per inertizzarlo, bisogna trovare il sistema perché non si sposti il problema su un altro territorio.